Cari amici, abbiamo 2 minuti di ritardo, per noi è una cosa imperdonabile. Benvenuti al TED del venerdì del 4 ottobre 2013. L'immagine che vedete inquadrata purtroppo è un'immagine che non avremmo mai voluto mettere, ma non ci si può esimere anche noi di ricordare quello che è successo ieri a Lampedusa. E per questo mettiamo un fiocco nero. Non è che serva tanto, ma insomma qualcosa serve. Magari vorrei ricordare una cosa, perché si leggono su alcuni giornali online di una certa area anche dei commenti irrisori rispetto a quello che è successo, che irridono in qualche maniera, insomma, non dicono, insomma, ma lasciamo stare. Vorrei soltanto a certe persone rammentare una cosa, il culo che hanno avuto a nascere in questa parte di mondo, perché probabilmente se fossero nati dall'altra parte non farebbero apprezzamenti di questa natura. Il culo è una cosa ricorrente in questa trasmissione, perché ci è capitato l'altro giorno di leggere un commento, qui si salta da un'altra parte, un commento di un nostro amico che è sempre generalmente molto morigerato e che, a proposito del fatto che Berlusconi aveva fatto votare la fiducia e aveva sparigliato le cose in Parlamento, ha mandato un messaggio su Facebook, vi ripeto, una persona che probabilmente ci sta seguendo, ma molto accorta, sempre molto gentile, che testualmente ha detto: anche questa volta Berlusconi, cari sinistri, ve lo ha messo nel culo. Ecco, questa è una cosa, probabilmente deve essere stata un'auto penetrazione questa qui, perché vedendo come sono andate le cose, insomma, da questo punto di vista non ci interessa più di tanto. Allora, ripetiamo, TED del venerdì da Daltè, ospiti di Beatrice Corsi, che rimane sempre nelle retrovie, ma che tra poco vedremo. Gli ospiti di stasera, a parte il buon Calieri, sono due Mauri: Mauro Bonciani, che ci presenterà il suo libro Il fioraio suona sempre due volte, e Mauro Conti, che stasera farà una cosa molto particolare. L'abbiamo avuto ospite 2 o 3 volte fa, è ritornato sotto nostra richiesta perché l'altra volta disegnò in diretta un quadro, ma non lo vedemmo perché le telecamere erano da un'altra parte. Oggi invece metteremo le telecamere proprio su di lui mentre disegnerà. E dovrebbe fare un autoritratto, mi pare, no? Il sottofondo che sentite è perché stasera siamo in una location qui a te un po' diversa, perché lo spazio abituale è occupato da giovani, da giovanissimi, da bambini che hanno un laboratorio e che sembrano divertirsi qui al Dadartè, via Gramsci 202 a Sesto Fiorentino. Io a questo punto avrei finito questa specie di pistolotto iniziale, e stasera, fra l'altro, se ci si vede l'inquadratura, abbiamo anche l'innovazione di avere un computer collegato a tutto il nostro sistema che ci consentirà durante la trasmissione. Ci asteniamo di dire come avrebbe commentato un romano l'idea di avere tutte queste cose da far vedere, anche il mixer audio nuovo. Abbiamo il mixer audio nuovo. Dicendo, quindi abbiamo... avrebbe commentato con un... Cioè, il gap tra noi e la RAI è diminuito tantissimo, fatto sta che probabilmente tra poco gli si farà anche un po' di concorrenza, vero? Da un punto di vista di contenuti che facciamo. Sì, io volevo, e poi dopo lascio campo libero agli ospiti e a Elena e via dicendo. Poi dopo arriverà, mi immagino, anche a Asdrubal Cochon, credo. È ritornato ad essere Asdrubal Porcellotto. E poi non è Cochon, è Purslane, dall'ultima traduzione che avevamo fatto con i nostri amici francesi. Sì, ma io non credo che sia... perché il senso del nome Porcellotti, poi un giorno ve lo spiegheremo, non è quello del maialino, ma è quello del maiale, cioè quello del frequentatore di bordelli. Quello del cochon, detto alla francese, insomma. Stasera, ma comunque, se cominciamo bene, tra culi e cochon siamo andati. Comunque, a parte questo, no. Allora, io volevo fare due considerazioni e poi vi lascio. Allora, prima di tutto, concordo con quello che diceva Daniele, cioè con quello che è successo a Lampedusa, lo sappiamo tutti. Però ecco, io francamente oggi ho scritto un editoriale su Piano Notizie dove francamente io non ho niente da vergognarmi, perché la vergogna ce l'hanno i bambini nudi sotto la doccia e che si vergognano di farsi vedere nudi, e la vergogna è un qualcosa che fa arrossire. Qui non c'è da arrossire, qui c'è da incazzarsi,
e basta, e la questione è estremamente molto più seria. No, scusami se ti interrompo, perché mi ha impressionato anche questa cosa, che quando Alfano ha riferito in Parlamento oggi, ha iniziato il discorso dicendo facciamo nostre le conclusioni, cioè la parola forte di Papa Francesco. Ora, francamente se l'è detto per sé, perché voglio dire, in quest'anno è stato lo Stato che ha causato, oltretutto è stato il governo che ha causato una situazione di questo tipo. Io voglio ricordare che c'è una legge, ma che prima ce n'era un'altra, che tra l'altro si chiamava Turco-Napolitano, e poi ne è arrivata un'altra che si chiama Bossi-Fini, ma il problema non è un problema di leggi, possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, il problema è tutt'altro ed è estremamente più serio di quello che si può pensare, tenendo presente che, come molti altri colleghi molto più qualificati e titolati di me hanno detto oggi, hanno scritto oggi, è che a noi fa impressione, perché sono 500, ci sono 300 morti, ma perché quando ce ne sono stati 10, 12, 13 era una quantità di morti tollerabile? E questo è, quindi lasciamo una riflessione. A proposito di morti, l'ho appreso poco prima della trasmissione, che è morto Phong Nguyen Giap, che io credevo francamente fosse già morto qualche anno fa, perché è morto a oltre 102 anni di età. E comunque, per chi non lo sapesse, molti non lo sanno, per chi della mia generazione, Phong Nguyen Giap era un generale dell'esercito popolare vietnamita e braccio destro di Ho Chi Minh, ma non tanto nella guerra contro gli Stati Uniti e il Sud Vietnam, ma quanto nel 1954 fu il geniale stratega. Ora vi risparmio i movimenti delle truppe e la differenza, il gap che c'era tra le truppe di Giap e le truppe di Leclerc, cioè le truppe dell'esercito francese. Fu il fautore della vittoria nel 1954 di Dien Bien Phu, che volle dire la fine in pratica, poi sancita con l'Algeria, del colonialismo francese e l'indipendenza vietnamita, anche se poi dal 60 al 75 ce n'è voluto, insomma, prima di arrivare alla pace. La cosa che volevo dire è che a me da ragazzino Giap rappresentava una sorta di stereotipo del comunismo. E io a quell'epoca vestivo con l'eschimo e la sciarpa rossa, la barba lunga ma era nera, non bianca da Babbo Natale. Però, ecco, la cosa che mi ha impressionato è che la fonte non ufficiale del governo di Hanoi, cioè di città Ho Chi Minh, ora si chiama così, della capitale vietnamita, del governo vietnamita, è rimasto anonimo per dare la notizia che alle 16.08, ora di là, era morto Phong Nguyen Giap. E questo francamente mi lascia perplesso. Ci sono stati dei mutamenti negli ultimi anni nel Vietnam, insomma. Cioè, non ci sono più il Vietnam eroico che ci sa noi come momento di sì, di però voglio dire, ecco, il tenere come dire, il segreto della morte di un personaggio, devo dire la verità, a me ricorda molto proprio il 54, 55, 56, ma questo è un altro parere. Allora, io direi una cosa a questo punto. Mauro Conti potrebbe cominciare la sua opera e fra l'altro devo venire a darti una mano, perché non avendo a disposizione uno specchio vorrà farsi un autoritratto stasera. Allora, si è inventato che con un telefono, come si fa oggi, con la telecamera rivolta verso te stesso, ti ricordi come sei fatto. Mi mette il telefonino davanti e io... Bene, però, allora intanto ti puoi accomodare dunque, dall'altra parte. Ecco. Tengo a precisare che io sento di fare una cosa del genere. No. C'è il 50% di probabilità che il foglio finisca nel gestivo. Vabbè, dopo si vede, si fa un referendum. Comunque stasera me lo faccio anch'io l'autoritratto. Vai. Mi metto da una parte e me lo faccio. Vediamo un mi po' chi è più una bravo. Foto e me lo faccio. Mentre invece Mauro Bonciani, prima che venga Elena a parlare con te... Sei un grande fan di Marilyn Monroe e dei gatti. Anche. Perché ora quando il nostro regista cameraman, perché stasera mi dispiace ma ora cercherò di ritornare anch'io lì, cambierà l'immagine che ci sta riprendendo,
andrà sul computer che abbiamo qui, verrà la tua pagina di Facebook, in sostanza. Dove c'è Marilyn è un gatto. Dove c'è Marilyn è un gatto. Il gatto è recente, devo dire. Sì, la fotografia che ho fatto pochi giorni fa è talmente fantastica. Ecco, ora il nostro regista sta ritornando. Stasera si deve dare un supplemento di paga a Sergio Campostrini, perché ora sta facendo tutto lui. Se mi mette in linea la pagina che c'è sul computer, ci vuole così tè, è quello che doppio. Si stava dicendo. Ci vuole un tè doppio, regista. Ci vuole un tè doppio. C'è? Ecco, allora si diceva, vedete, questa è la pagina su Facebook di Mauro Bonciani, dove appunto c'è una splendida Marilyn che esce di piscina, non mi ricordo qual è il film. È l'ultimo film, quello l'ultimo che lei non ha mai, finito. Questi sono gli ultimi fotogrammi, che è la scena in cui lei esce nuda dalla piscina. E diciamo simboleggia il mio amore per il cinema, insomma, è chiaramente Marilyn. Aspetta, mi dice non si sta vedendo ora, mentre viene Elena, intanto anch'io ritorno dietro. Comunque, insomma, è un'immagine famosa. Sì? Eh sì, no, non mi va, non è il deserto da vedere, qui è un'immagine di Marilyn Monroe. Allora, anch'io mi tolgo un attimo da qui, arriva Elena in attesa poi dei nostri ospiti, perché ce ne saranno altri. Sì? Sto arrivando. Arrivo, eccomi. Ma c'era anch'io a dare una mano, c'era anch'io là a dare una mano lì dietro, cioè praticamente non facevo niente, eccomi. C'era a dare una mano. No, un cambiamento, sì. Invece l'autorità fa un'altra cosa, perché... Va bene. Va bene, allora, intanto non ti hanno sentito perché non hai il microfono, comunque Mauro Conti non farà l'autoritratto perché preferisce fare un'altra cosa, una sorpresa. Farà una sorpresa. Quindi non c'è bisogno di mettergli. Bene, allora no, si parlava di Marilyn, sono arrivata io, mi dispiace. Però. No, ma Marilyn è un simbolo. No, certo. Però, sia di donna che di cinema, appunto. Quindi appassionato di cinema, appassionato di gatti. Sì, no, più che appassionato di gatti, io direi tra il partito del cane e del gatto, io sono per il partito del gatto. Sempre stato fin dalla nascita. Guarda, qui poi non, poi non ho un gatto, non però. Un gatto, però insomma, chissà, magari. Se stessi in campagna ce l'avrei. Ecco, anch'io sono del partito del gatto, Tanto per... E poi comunque anche è vero, anche è vero, il pittore, anche Mauro, l'altro Mauro è vero, e ha delle storie gatti. Molto belle, oltre che dei disegni molto belli sui gatti che ha incontrato e che ha portato a casa e che ha, con i quali è nata una piacevolissima amicizia. No, e dunque abbiamo detto, allora, appassionato di cinema, appassionato di Marilyn, comunque appassionato di gatti. Tu fai il giornalista. Sì, quindi appassionato anche di storie, cioè di piccole storie di cronaca della mia città. Non a caso, appunto, gli altri libri prima di quello di cui parleremo esatto, tra qualche minuto sono libri di storia locale, quindi di piccole grandi storie, insomma. Lavori ovviamente per il Corriere Fiorentino. Sì, lavoro per il Corriere Fiorentino. E qua appassionato di fiori, per necessità però. Sì, quello lo sono diventato col tempo, nel senso che come molti uomini non sapevo neanche la differenza tra una rosa e un garofano. Allora e poi dopo l'ho imparato. Allora, perché appassionato di fiori, dai, non vogliamo fare tanti misteri. Allora, perché hai scritto un libro, intanto, quello che presentiamo stasera. Esatto. Che presentiamo oggi, che è Il fioraio suona sempre due volte, ce l'ho anch'io, facciamolo vedere perché qualcuno viene, sì, tanto sono, niente, ed è la storia, si potrebbe, non lo so, io l'ho letto e mi è piaciuto molto, perché non è solo la storia di Mauro quando era un ragazzino e ha incontrato questi fiori perché ha cominciato a fare dei lavoretti, come succede spesso a chi si trova a studiare, quindi studi e bisogna che faccia qualche lavoretto, vai all'università e continui a fare qualche lavoro. Ma è anche interessante perché c'è praticamente ci sono raccontate queste piccole storie che ogni tanto ti trovi, storie anche divertenti, qualcuna che insomma veramente imbarazzante, qualcuna imbarazzante, no, ma tutte molto divertenti. E a parte quelle che insomma quando ti trovi a fare il fioraio, portare la corona per i defunti, insomma, non sono poi così tanto divertenti, però ci ridi dopo sul momento, insomma, non sempre va bene. Poi anche perché comunque ti racconta anche un periodo,
un periodo che chiaramente è stato quello di qualche anno fa, pochissimi, comunque di quello di quando eravamo un po', qualche anno in meno, tutte e due. Per cui c'è una Firenze comunque diversa. Sì, il libro è nato semplicemente perché quando io raccontavo appunto qualcuno degli aneddoti, dei racconti, delle piccole storie che appunto che sono nel libro, i miei amici o anche chi non mi conosceva rideva e tutte le volte diceva no, ma non è possibile, ma non è vero, ma dai, ma come? E quindi a forza di dire, di raccontare a volte queste cose, una collega appunto del Corriere Fiorentino, Chiara Dino, un'estate, quindi di tempo un pochino più, diciamo meno di corsa, perché come tutti ormai siamo sempre di corsa, così ci siamo, gli ho raccontato alcune di queste storie, le ho detto ma scusa Mauro, ma scrivile, te scrivi bene, buttale giù, alla peggio me le leggo io, mi ha detto lei, no? Così quando sono a casa c'è qualcosa di bellino da leggere. E quindi così per scherzo, per una battuta di Chiara, che ringrazio perché lei è la colpevole, io quell'estate lì, cioè praticamente l'estate scorsa, ho scritto, ho buttato giù appunto questi racconti, e poi alla fine mi sono accorto, mi dicevi te, che comunque era un periodo di quasi 20 anni, un periodo di una Firenze diversa, non perché eravamo giovani e tutto era bello, perché non è assolutamente così, ma perché era una Firenze diversa, una Firenze molto più abitata dai fiorentini di oggi, dove non c'era stato per esempio, cioè c'era ma era molto minore rispetto a oggi il fenomeno di andare fuori dal centro. Quindi anche qui siamo a Sesto, sicuramente metà delle villette che ci sono su Monte Morello, che le villette a Schiera non c'erano, e cose del genere. E mi sono accorto anche che era una Firenze diversa, in cui le botteghe avevano, i negozi avevano un loro peso, si andava al supermercato, non all'ipermercato, non esistevano i gigli, non esisteva meno che mai l'outlet di Barberino. E quindi poi alla fine mi sono accorto, appunto, me l'hanno detto, non sei la prima che mi dice, che alla fine è una fotografia di un mondo, non è una fotografia di una persona, cioè ci sono io in questo libro ma c'è molto di più. Sì, infatti poi tu viaggi in viaggi in motorino e con l'ape, no, a bicicletta, perché in questo periodo sembra che tutti abbiamo viaggiato in bicicletta, insomma. e quindi si vede anche, una a parte il freddo, il motorino con il freddo e così via, però si vede appunto, dicevi, le botteghe, i negozi per esempio di Fioraio, dove tu hai lavorato, ma anche altri, che erano presenti. Oggi, come dici anche tu, in effetti sì, ci sono, continuano a esserci, però non sono così tanti come potevano essere una volta. Si è perso questo tessuto, come dire, da una parte è successo dappertutto, quindi io parlo di Firenze perché ci sono nato, la conosco, appunto l'ho girata in lungo e in largo, come dicevi te, sia in motorino che in ape, qualche volta anche in bicicletta, raramente, perché non è che portare i fiori in bicicletta sia proprio comodo. Però appunto è sicuramente una Firenze che è cambiata, banalmente prima nelle piazze si giocava a calcio, ora nelle piazze non ci gioca più a calcio nessuno. Forse non ci sono neanche più le piazze. No, ci sono, ma se va bene c'è qualche ragazzo extracomunitario o fiorentino, diciamo, di nuova generazione, se va male c'è le macchine, fine, non è che non in piazza ci sta più nessuno. No, e così i negozi piano piano sono scomparsi per diciamo motivi ovvi, nel senso chiaramente grande distribuzione, le cose costano meno, ecco. E quindi poi le persone si abituano anche a un certo tipo di stile di vita, giusto o meno che sia, però insomma è chiaro che poi i margini di guadagno di una bottega si sono ridotti. Poi io non so se a Sesto è andata così, ma a Firenze ovviamente gli affitti sono aumentati molto più, tutti gli anni aumentavano, quindi chiaramente il negoziante, se aveva il fondo di proprietà, bene, se no alla fine si è arreso, è andato via. No, infatti, allora, e poi in questo libro oltretutto appunto si parla di fiori, quindi ci sono anche, si racconta anche quello che tu hai imparato dai fiori, cioè hai imparato a conoscerli. Però io volevo sapere una cosa invece da Daniele, visto che è qui. Tu i fiori li regali? Li hai regalati? Ti piace regalarli? Una domanda che mi imbarazza un po', perché mi piace, io fotografo i fiori quando vado in montagna, no? Però il fatto di regalare il fiore, allora ci sono dei vecchissimi episodi, quando ancora ero fidanzato, che all'8 marzo usava ancora portare la mimosa alla propria ragazza, in sostanza.
Ma io ero talmente imbranato che ci pensava mio babbo a portarla a lei, che lavorava in banca a Sesto. Allora succedeva la cosa buffa che arrivava quest'uomo, cioè un po' attempato, che portava la mimosa a lei, e poi tanto lo conoscevano. Quindi... E io invece sono sempre rimasto imbranato. Non ho preferito fare... I miei regali sono stati fondamentalmente dei foulard, ecco, queste cose un po' particolari, un po' così. Fiori, mi piace il mondo dei fiori, come per esempio, pur essendo astemio, mi affascina il mondo del vino, ma non per berlo, per vedere le marche, per capire un po' il significato. Quindi sono un po', sono una personalità un po' contraddittoria. Cattivo cliente. Mi spiace, cattivo cliente. Cattivo cliente. Però anche tu racconti che all'inizio, ad esempio, insomma, non è che poi i fiori li conoscevi così bene, no, e non ti sei nemmeno reso conto, fino a che non hai lavorato, di quanto... Quante fossero le ricorrenze per cui si regalassero i fiori? No, io appunto come tutti, insomma come la maggior parte delle persone, non è che ero particolarmente amante dei fiori, quindi poi ho iniziato a lavorare semplicemente così, per una serie di circostanze, per avere appunto dei soldi in tasca per andare in giro col motorino e comprarsi qualcosa, il libro piuttosto che il disco, senza stare a chiedere la paghetta, che insomma non è proprio il massimo della soddisfazione. E poi invece alla fine mi sono appassionato sia appunto al contatto con le persone, sia ai fiori, che appunto sembra banale, ma in realtà accompagnano l'uomo da quando nasce, perché se c'è un battesimo si porta i fiori, alla laurea, no? Ora è il periodo delle lauree, cioè i ragazzi e le ragazze stanno discutendo le lauree, quindi un mazzo di fiori ovviamente è d'obbligo, fino a matrimoni e poi ovviamente anche funerali, ma soprattutto la cosa bella dei fiori come dei regali in generale è farli senza ricorrenze. Non perché uno si debba scusare, no? Come mai mi porta le rose? Tipo se Daniele si presenta con la rosa rossa, che non l'ha mai fatta tutta la sua vita, la prima cosa che io faccio, ma come mai? Cosa ti devi far perdonare? Poi io su queste cose dei colori, le rose, così non c'ho mai, cioè ho sempre pensato allora, di sparipare, ecco l'esperto. No, allora i fiori ovviamente, vabbè, rosa, infatti c'è scritto, perché ci sono anche delle lezioni pratiche, sì, diciamo, sì, per l'uso dei fiori, per conservarli, il significato. Però la rosa rossa è chiaramente... I famosi appuntamenti di persone che non si conoscono, mi troverai in piazza tal dei tali, con il giornale tal dei tali, con una rosa rossa che spunta. Il rosso è la passione ovviamente, quindi è passione, l'amore, certo. Ed è una cosa che risale addirittura a Saffo, alla grandissima potessa Saffo, certo. Perché era il fiore di Venere, quindi è una cosa che ha, come dire, una grandissima civiltà alle spalle. Il numero pari invece non l'ho mai capito. Ecco, il pari o dispari. Il pari o dispari, cioè le rose devono essere dispari, probabilmente sì. Perché il pari non so porta male, tranne la dozzina. Ecco, te lo volevo chiedere, infatti sono dispari, però dice, si sente parlare, dice no, dammi una dozzina di rose. Esatto, no, la dozzina è come dire, perché è stoganata. E anche 18 anni, chiaramente sei una ragazza con 18 anni. Già 11 rose, 13 rose. Se no, puoi portare 19. Se no dispari, cioè meglio una... che due, così anche se sembra risparmia. Strano. No. Il basto gesto, il pensiero. Poi comunque sul resto dei colori basterei regalare rose rosse e sei a posto. No, ecco, però volevo dire, questo fatto di aver lavorato magari per persone che poi hanno scoperto dopo, leggendo il libro, che tu hai avuto un passato con i fiori, cioè hai lavorato nel mondo dei fiori, non è che poi dopo ti ha fatto diventare un esperto, qualcuno dice, senti, io devo fare un regalo, devo regalare i fiori. Che mi consigli? Non è che sì, certo, no, lì ovviamente mi chiedono consigli, l'unico problema è, come dire, è che di solito ho un po' di reticenza a dire la verità, perché comunque, soprattutto ora, ormai i fiori e le piante costano, certo. Quindi come dire, se ti hanno dato una fregatura io faccio finta di niente, perché insomma, non è elegante, almeno non sia un amico, ma insomma se una persona dice guarda bello, no? Come i bambini sono tutti belli, cioè dei mostri, no? Vai bello questo bambino, quando sono appena nati, ecco i fiori e le piante io tendo a fare la stessa cosa, poi se sono persone che conosco naturalmente do i consigli, anche perché al di là del pollice verde, perché c'è veramente chi fa rivivere. Allora, io ho una comunicazione di servizio, sì. Avrete più tempo per parlare, perché ci è arrivata una telefonata del nostro candidato che ha bucato. Cioè, ha avuto un imprevisto che succede ai comuni mortali, essendo lui un comune, ma molto comune mortale. Arriverà più tardi. Ma forse ha portato male il fatto che l'altra volta ci fece... La firma delle dimissioni preventive in bianco, capito, no? Questo è stato il top delle sue performance, vale a dire il fatto di venire qua a farsi dare un foglio bianco, quindi dove ognuno poi ci poteva scrivere tutto, lui lo potrebbe dare ad ogni cittadino di Sesto, per esempio, se si candiderà a Sesto, ognuno ci scrive le dimissioni migliori
che lui dovrebbe dare. Ecco, questa, siamo arrivati a un livello di questo tipo. Va messo in rilievo la correttezza del nostro candidato, che purtroppo a quest'ora è lì che con click e chiave inglese in via dell'Olmo, quindi se qualcuno passa a via dell'Olmo riconoscerà senz'altro il nostro candidato a Srubale Porcellotti, a Buco Pillonzi, come si sono dalle nostre parti, sì. Insomma, in un gergo. Peggio ancora. Ma allora scusa, ma te voteresti uno che si candida al sindaco e che non ha la ruota di scorta a macchina sua? Questo è il dramma. E allora perché il GPL? Sta aspettando qualcuno che gli porti una ruota. Ma insomma, lasciamo quest'altra volta ci racconterà il tutto mistero, il mistero forse sarà chiarito da riprendere la nostra discussione. I fiori, no, vabbè. No, a parte il candidato eccetera, però appunto tu in questo libro racconti anche che comunque quando hai cominciato, che hai appunto cominciato, hai provato, eccetera, eccetera, è nata, sì, da quello che io ho potuto capire, una passione anche per questi fiori. Però, ecco, hai tentato di fare, hai fatto comunque il lavoro che ti era richiesto fino in fondo. Cioè non è come tanti dicevano, cioè non solo per guadagnare qualcosa, ma forse proprio perché ti piaceva l'idea di essere, diventerò indipendente dai genitori. Sì, soprattutto secondo me un lavoro, qualsiasi lavoro sia, va fatto bene. Cioè, ma perché ti dà soddisfazione, non perché è un obbligo. Però secondo me se uno lavora meglio, puoi dire, torna a casa più tranquillo. E a volte c'è anche delle soddisfazioni, che cosa mi è capitata anche a me, che assolutamente appunto, specialmente all'inizio, non è che mi preoccupavo più di tanto. Lavoravo, facevo le mie cose, cercavo di non fare danni, perché appunto se rimaneva a piedi cercavo di avere la ruota di scorta. Non come candidato. A contare il candidato, oppure ci avevamo la bomboletta, anzi, cioè, quella per i motorini, perché naturalmente i motorini non hanno la ruota di scorta, e giravamo sempre con quella, però un paio di volte mi è capitato anche a me di rimanere tipo lontano e lì niente, chiami e ti fai venire a prendere. Che poi all'epoca non c'erano i telefonini, la cosa era più complicata. Andavamo al bar e chiamavamo da vecchio telefono a gettoni. Quindi era ancora più complicata la cosa. Poi racconti com'era difficile appunto girare con le piante, perché con le piante, con i fiori, bisognava cercare il motorino. No, ma quello sono piccoli trucchi che appunto come tutti i lavori hanno e si imparano col tempo, e alla fine appunto ero diventato bravo, tant'è vero che, come dire, ho continuato più del dovuto a fare il fioraio, anche se non avevo più bisogno, anche se ormai avevo finito l'università e lavoravo, proprio perché al mio datore di lavoro dispiaceva che andassi via, perché non era semplice trovare uno a quel punto lì che aveva la mia esperienza, semplicemente la conoscenza delle strade, che vuol dire metterci meno tempo, non è che vuol dire essere un genio, ma se io so la strada, se io so quale è viale Gramsci, via Gramsci, ci arrivo prima. Sì, qui c'è via Gramsci, però a Firenze è viale, qui c'è via Gramsci, ma insomma, se non lo so e devo fermarmi, cercare, ci metto più tempo. Poi come tu dici, anche tu, come dici nel libro, no? Magari ci sono delle zone, dei musicisti, quindi io so che quello è un musicista, cosa che spesso e volentieri oggi tra molti giovani questo non è molto chiaro, cioè tanti forse non conoscono per esempio i musicisti, non conoscono magari certi scrittori, bisognerebbe invece capire che è un aiuto, è importante anche per il mnemonico che ti serve. Serve, quindi anche se con un po' di nozioni, le nozioni anche servono. E ecco, ma casa tua è piena di fiori? Casa mia abbastanza, era meglio prima, avevamo un giardino. E quindi chiaramente te ne occupavi tu del giardino? No, perché le piante io sono negato. Perché non sembra, ma ci vuole, anche lì bisogna sapere, quindi tendo a annaffiarle troppo poco, quindi c'è la mamma che invece ha il pollice verde, quello quasi fenomenale, non è che fa rivivere le piante morte, ma insomma ci va vicino. E quindi io mi limito a annaffiare l'estate. Quello che ti viene, esatto. Oppure annaffia quello. Sì, sì, con le istruzioni. Perché ok, questo sembra banale, ma insomma, tra annegare le piante e farle morire di sete, il confine è labile. No, vedo Mauro Conti, ora sta lavorando, lasciamolo stare, perché volevo sapere se anche. Gli do il microfono, guarda. Sì. Sei un appassionato di fiori? Ti disturbo un attimo? No. Anche perché non mi piacciono i fiori recisi. Le piante magari le tollero, ma il fiore reciso no.
anche se da pittore ho fatto tante nature morte di fiori quando ero giovane, ora nemmeno sotto la minaccia delle armi. Sì, era rimasto un problema. Io volevo dire che ho cambiato idea per quanto riguarda il soggetto dall'introduzione che avete fatto a proposito di Lampedusa e compagnia bella. Io ho sentito un intervento di un sacerdote, ma prima di Lampedusa, cioè non ieri, sarà tre o quattro giorni, il quale dice, a proposito della fame nel mondo, dove un bambino muore di fame, Cristo non è ancora arrivato. Ecco, io ho fatto un Cristo che non è arrivato a Lampedusa, arriverà. Noi lo speriamo che a più presto, veramente. Oh, intanto sta arrivando il tè, mi dispiace fare questa entrata un po' leggera, però attenzione, Beatrice sta portandoci il tè. Noi non vogliamo che a Lorenzo Guasti deve entrare. No, allora non entra Lorenzo Guasti. Ora sì, bisogna. Ora facciamo. Vai, perfetto, vedi che portiamo il tè. Trasmissione rigorosamente in diretta. Tu non pensare, è un tè vero. La verità. Allora, il titolo semplicemente della trasmissione. Oh, sì, ci siamo. Ora, buonasera, allora. Buongiorno, buon pomeriggio. Vieni. Sì, se no serve proprio perché una, qui abbiamo serata, preso, guardate, ecco, popolo, quanti misure, siamo ragazzi stasera. Buonasera. Aspetta, vediamo. Buonasera. Ce la fate a prendere a stare sulle ginocchia l'uno dell'altro? Sì, no, mettetevi sulle ginocchia l'uno dell'altro. Vai. Allora, no, io volevo anche fare un'altra cosa. Allora, aspetta. Allora, no, aspetta un attimo, perché quando arrivi te. No, come non è arrivato il tè? Deve fare ancora. Come no? Ah, questo, scusate, si diventa... Si vede anche bene. Si diventa c'era anche fiori sopra. Tra l'altro, allora, intanto devi dire una versione... Anche in tema ci sono Beatrice i fiori. Ora ci spiega che cosa ci ha preparato. Ricordiamo, siamo al Dadartè, ragazzi. Dadartè è un posto particolare a Sesto, dovete venirci perché è un luogo unico a Sesto, vero? E allora, come i nostri... Ma noi si viene a scroccare, Bea, vieni dentro qua. Vieni qua. Noi si fa come il Porcellotti che va a casa degli elettori, ci sta una settimana per volta, così noi si viene qui e ci si prende il tè il venerdì, con la scusa della trasmissione. Allora, oggi pomeriggio vi ho preparato, in occasione della festa dei nonni che è appena passata, visto che si festeggia tutto, festeggiamo anche i nonni, l'infuso della nonna, che c'ha proprio al profumo proprio dei ricordi di nonna, di merende della nonna, perché sa un po' di vaniglia, sa un po' di croccante, e poi c'è la mela, la scorza d'arancia e l'ibisco. Quindi è un infuso tutta frutta, senza teina, quindi è una cosa un po' particolare. E si chiama proprio infuso della nonna, è una miscela preparata ad hoc. Sempre puntuale nelle... anche perché faceva notare Mauro che la teiera, ovviamente sulla teiera ci sono dei fiori. È in tema, il libro, ci sono i fiori. È vero, infatti, è quello che... No, quello che dopo ho visto la teiera, ho notato. Allora io approfitterei ora per far entrare anche in trasmissione i nostri amici... Sì. Che ora stanno. Questo lo facciamo vedere dopo. Sì, perché sarà se poi sono uguali. No, ma questo è un po' uno shock, per cui si fa vedere dopo. Insomma, dopo, sì, allora, sì. Abbiamo un'immagine scioccante. Un'immagine scioccante, cioè, l'autoritratto. Allora, Lorenzo Guasti e Daniele Tattini che ci fanno visita. E domani si inaugura la mostra. Tra l'altro, il Tattini ci sarà un trascorso di Piazza dei Amicis, tanto per non dirlo di quando i figli erano piccoli, ma insomma, ora sono diventati grandi. Domani pomeriggio si inaugura la mostra allo spazio espositivo Berti, una mostra fotografica. Una collettiva fotografica, sì. Come? Una collettiva fotografica. Una mostra collettiva fotografica dove ci sono, io ieri abbiamo fatto il piccolo spot, avevo a disposizione le tue foto sul Rimaggio, ho messo qualcosa di quelle, e comunque tanto noi domani un salto ce lo facciamo a farvi un video, quindi... domani sarete più dettagliati anche con noi, se volete spiegare intanto di cosa si tratta e come funziona. Siamo cinque fotografi amici che si frequentano regolarmente: Paolo Beatini, Claudio Chioccini, Lorenzo Guasti, Francesco La Rosa e Daniele Tattini.
frequentandosi abbiamo deciso di fare un progetto, l'idea era di fare un progetto con un tema, cioè non solo mettere insieme cinque fotografi così perché sono amanti della fotografia, ma darsi uno stile, un tema fotografico. Il territorio è l'uomo, quindi ognuno di noi ha sviluppato un progetto fotografico dove all'interno ci deve essere il territorio e i segni dell'uomo su questo territorio. E ognuno ha trovato il suo modo. Ora sfoglio il catalogo, per esempio Paolo Beatini è un paesaggista, quindi cioè, sono paesaggi dove l'uomo è rarefatto, è minimo, è nella natura. Poi ci sono dei progetti di street art come quello di Claudio Chioccini, bianco e nero, città, quindi paesaggi urbani. Io che ho seguito Rimaggio, un pezzo di Rimaggio, dal ponte che c'è su via Gramsci fino al ponte all'Amore, quindi una parte di Rimaggio poco conosciuta. Sì, perché è tutta apre, dietro sì. Se tu apri sì, infatti. Possiamo vedere alcune delle foto perché avremo anche il computer che fanno vedere, ma ancora si sta facendo pratica su come. Sì, quindi un tratto di Rimaggio poco conosciuto, si conosce le strade ma non quello succedente al fiume. Poi Francesco La Rosa con un progetto su appunto la natura che si riprende gli spazi dell'uomo, quindi questa natura che torna negli spazi, quindi tutte queste piante che mangiano un po' nella terra. E Daniele Tattini con queste foto colorate, e ora spiego io per te, ma insomma questi meglio te, dove appunto qui l'uomo, il segno e il colore, l'uomo, il segno e il colore sono molto evidenti e quindi come si può vedere c'è questa interconnessione molto netta. Sì, cioè, le mie sono proprio ciò che l'uomo in pratica nel proprio territorio marca. Grazie. Marca per voglia di farsi vedere, per dire qualcosa, anche segnali d'amore, o alle volte un po' meno d'amore, insomma. E quindi punto parecchio sul colore perché di estremo contrasto. Allora la mostra si inaugura domani, domani alle 5, domani alle 5 al centro Antonio Berti. E rimane 15 giorni, sì, 20, 20. Due settimane piene più qualche altro giorno. Allora sapete anche l'orario, così magari chi vuole andare a vedere. Allora, c'è normalmente da qualche parte, ecco, la mostra è aperta, ecco, il pomeriggio alla Berti e il sabato e la domenica mattina, allora, normalmente. Comunque sul sito del comune di Sesto Dei sono tutti gli orari ufficiali, perché è gestita dal centro, mi sembra, anziani di Sesto. Ah, ho capito, perfetto. Quindi voi fotografate in digitale o in sviluppo, o in pellicola, cosa rara? Noi siamo un gruppo misto e anche molto, diciamo, democratico. Nel senso, in cinque, fondamentalmente, in questo progetto ci sono tre progetti fatti con macchine digitali, colore bianco e nero, perché il mio è digitale a colori, il suo è digitale, no, il mio è digitale in bianco e nero, il suo è digitale a colori, e Paolo Beatini digitale a colori, e poi sono due progetti analogici in bianco e nero. Però c'è molto dialogo, cioè non è quella situazione in cui l'analogico vede male il digitale e viceversa, anzi, cioè, siamo un gruppo di persone dove c'è molto scambio di. Ci mancherebbe fare cazzotti tra il digitale e l'analogico. C'è una certa diciamo concorrenza, dici? In questo momento è di transizione ormai pendente parecchio per il digitale. Molto settaria la situazione a livello almeno in Italia, cioè praticamente c'è chi difende a spada tratta uno e quell'altro. Secondo me l'importante è uscire e fotografare. È il risultato, cioè non c'è qui, ognuno può trovare la scarpa per il suo piede. L'importante è fotografare, essere espressivi, cioè contenuto, cioè, soprattutto. Contenuto. Da vecchio, io quando avevo 22-23 anni in soffitta avevo messo la camera oscura, perché la soddisfazione che ne viene fuori nel momento in cui dall'acido, dalla vaschetta esci fuori l'immagine e tu cerchi di plasmarla come se fosse una scultura, vedendo quello che viene fuori, toccando in questa maniera, è impagabile. Mi rendo anche conto che a quei tempi si faceva 36 fotografie, finivi il Rosolino, si smoccolava perché se ne voleva fare dell'altro non c'era più il Rosolino, e oggi invece se ne può fare 10.000 con un videotelefono, insomma, no? Diciamo, io ho ancora la camera oscura, certamente il tempo è tirato, quindi la famiglia, il lavoro, gli anziani, quindi a seguire loro, chiaramente il digitale
è più veloce, l'oscura porta via molto tempo. Però penso che se uno quando esce non pensa sia il digitale, il risultato è identico. Pensa alla foto, bianco e nero probabilmente ancora in questo momento è sempre un pochino, se siete d'accordo, un pochino migliore la resa del bianco e nero, perché c'è proprio un'unione fra pellicola e carta che è eccezionale. Però se uno è veramente bravo al computer, dopo che comprare una macchina digitale senza computer non serve. E poi diciamolo francamente, però, a vantaggio della camera oscura, che la camera oscura ti dà anche un'altra grossa opportunità, che ti chiudi dentro e ti isoli dal mondo. E questa è una cosa che io credo in questi tempi sarebbe impagabile. Vero? Vecchio stile, si ritorna giovane, ragazzi. Senta, ma una cosa invece, volevo sapere da Mauro se e i fiori, quando vedi i fiori, in fotografie dei fiori, di fiori ti fermi a guardarle perché pensi ma come saranno state dal vivo? No, okay. No, io sono di arte ci avvisco proprio, quindi guardo le fotografie assolutamente in maniera non tecnica. L'unica cosa diciamo che mi ha colpito sono alcune foto artistiche di fiori, ma quelle cioè, che uno trova nelle grandi mostre. Cioè Mapplethorpe ha fatto delle foto di fiori che sono fuori categoria, i giapponesi fanno delle cose bellissime, però non sono in grado di capire se la foto è fatta col digitale, è lavorata dopo, magari ci hanno messo più colori piuttosto che se è fatta con la pellicola, appunto. Sono un banale utente che come tutti fa le foto col telefonino ormai, perché non le fa, a parte non le ha mai fatte, ma e non ha la camera oscura, insomma. Un'altra cosa, mi dicevi, il libro è uscito a giugno, sì. Il fioraio suona sempre due volte, e però in questo periodo è da qualche parte, vero? Sì, cioè, adesso da... Non è in libreria. No, è stato uscito appunto a maggio-giugno nelle librerie, che purtroppo anche queste sono sempre meno, specialmente nel centro di Firenze, e invece adesso da una settimana e per due mesi, quindi tutto ottobre e tutto novembre, si trova anche ai supermercati della Coop, dell'Unicoop a Firenze e anche in alcuni grandi supermercati Coop della Toscana, mi immagino Empoli, non so, la Strassigna, e quindi chiaramente è un canale di distribuzione completamente diverso che dovrebbe dare un pochino più di visibilità, anche di possibilità di trovarlo, perché come diceva Daniele il tempo purtroppo è tiranno, quindi anche andare in libreria sembra, ma non è così banale, anche perché specialmente se sei in macchina, cioè dov'è che ti fermi con la macchina per andare a fare la spesa e comprare anche. Esatto, ma allunga la mano, vede questa cosa sui fiori, su Firenze, su così delle piccole storie, allunga la mano, lo compra. Ecco. E dopo il fioraio non è che hai fatto un altro mestiere prima di arrivare a fare giornalista o durante l'attività di giornalista? No, io in realtà ho fatto il biologo, perché io sono biologo come chi compra il libro. Ho fatto comunque anche il biologo. Certo, non solo ho fatto il biologo, ho fatto il ricercatore, quindi con molta soddisfazione. L'unico problema è che la scienza ormai è diciamo totalizzante, se fai la scienza fai solo quello, ti iperspecializzi, quindi se sei specializzato in moscerini studi tutta la vita moscerini, se sei specializzato in colon studi tutta la vita il colon, e a me l'idea di fare tutta la vita una cosa e basta, di studiare, andare a convegni, comprare libri solamente su una cosa, per quanto possa essere interessante ed è, perché io ho fatto nel mio piccolo insomma ho fatto delle cose molto interessanti, ho lavorato con persone molto brave che mi hanno insegnato tanto, però insomma quando sono arrivato al bio, se continuavo a fare il ricercatore o fare il giornalista, ho detto facciamo il giornalista, almeno conosco persone nuove, non sempre ma ogni tanto, insomma. Credevo che tu avessi pensato sempre meglio che fare il giornalista che lavorare, no? No, questo era una vecchia era una vecchia vulgata, adesso assolutamente non vale, perché il giornalista come tutti i mestieri del mondo ormai è diventata una battaglia, quindi devi correre o lepre o leone, no? Come era la gazzella o leone, devi correre. No, dicevo invece, l'artista che disegna e dipinge rispetto alla foto, come si pone? Te Mauro, Mauro 1, Mauro 2, insomma, i due Mauri. Come mi pongo di fronte alla foto? Cioè, nel senso... Tranquillamente, cioè ognuno ha il suo modo di esprimersi. No, nel senso, ti piace, hai fotografato, ti piace fotografare? Sì, sono un fotografo all'acqua di rose, però...
so riconoscere una bella fotografia da una brutta. Anche perché la composizione, l'equilibrio delle forme. Poi c'è certo. Un altro discorso. Per spiegare, c'è stato all'inizio del Novecento una diatriba tra pittori e fotografi. Io credo che questa diatriba l'abbia risolta a Picasso, che era veramente il più grande di tutti in quell'epoca. A un critico e gli disse: signor Picasso, ma ora che hanno scoperto la fotografia forse è l'ora di smettere di dipingere. E Picasso gli disse: no, è proprio ora che si capisce che cosa dobbiamo dipingere e cosa non dobbiamo dipingere. Semplicemente. Quindi io mi pongo in maniera tranquilla, ho amici fotografi come ho amici pittori, anzi forse ho più amici fotografi che pittori. Senti, nel frattempo salutiamo Roberto Ciampi, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Roberto Ciampi dell'Hauser di Campi Bisenzi. Ormai ci conosciamo. Da tempo. E no, tu sei venuto invece perché appunto tempo, eccetera, eccetera, per il tempo ritrovato. Esatto. Che cos'è il tempo ritrovato? Questa è un'iniziativa culturale che la nostra associazione propone già da diversi anni. Questa è l'ottava edizione. Si tratta di una serie di incontri. Ci ritroviamo tutti i mercoledì alle ore 16.30 a Villa Montalvo, a Campi Bisenzio. Campi Bisenzio. E in questi incontri verranno presentati vari argomenti. Quest'anno abbiamo pensato che molti di questi incontri sono incentrati su un viaggio nel Cinquecento, cioè noi incontreremo i protagonisti del Cinquecento, questo secolo che ha fatto sì che il secolo che, dal quale è iniziata la modernità. Quindi incontreremo determinati protagonisti: Machiavelli, Michelangelo, Colombo, poi l'anno prossimo continueremo. Alterneremo determinati incontri incentrati su questo viaggio nel Cinquecento anche incontri un pochino più leggeri. Però, questo lo dico io, l'apertura all'inizio, siccome abbiamo parlato di, ecco, no, siccome il mezzo di locomozione è importante e comunque i mezzi di trasporto, e le abbiamo parlato di motorino, di ape e io ho detto anche di bicicletta. È vero, voi cominciate con la bicicletta. E noi, ecco, la vera grande novità è che faremo l'inaugurazione parlando della bicicletta. Rapporto con le due ruote, dopo questo bellissimo mondiale, nella città, nel tempo libero. E vorrei ricordare che la bicicletta nel passato è stata usata per tutto, per lavorare, per andare a scuola, per fare la guerra. La bicicletta è stato il mezzo di trasporto numero uno che man mano nel tempo con i motorini, le automobili era stata pensionata, si può dire, questo mezzo. Ecco, ora ritorna di attualità e direi proprio il mondiale ha fatto capire come fermando le automobili, privilegiando le biciclette e i mezzi pubblici, molto probabilmente il nostro ambiente avrebbe grandi benefici. Questo è vero, forse più che altro anche il prezzo della benzina ci ha fatto riflettere, secondo me, sulla scelta, meglio la bicicletta, è che forse non siamo attrezzati come strada. Se si vuole aprire un dibattito, però effettivamente non siamo tanto attrezzati per poter andare in bicicletta, davvero utilizzarlo proprio come mezzo per spostarsi da un comune di locomozione. Però un'altra cosa. Al Corriere Fiorentino noi abbiamo seguito molto il mondiale, alla fine un lettore ci ha scritto: bellissimo il mondiale delle biciclette, però vi siete dimenticati di una cosa, per la prima volta ci sono i vigili sulle strade tutti i giorni a tutte le ore, quindi le regole sono rispettate. Sembra una banalità, però effettivamente se
come dire, ci fossero i vigili di Stato, le regole fossero rispettate, anche andare in bicicletta sarebbe più semplice, come andare in motorino piuttosto che a piedi. Però ecco, io credo sia un problema anche di cultura, per cui credo proprio questo periodo del mondiale, è stata una settimana, credo che abbia fatto percepire a tante persone che si può fare qualcosa. Firenze è piccolina, spostarsi in bicicletta alla fine ci vuole 20 minuti massimo, quindi sarebbe fattibile. Sarebbe appunto. Io a scuola andavo in bicicletta, io vado a lavorare in bicicletta, però sono l'unico di tutto il Corriere Fiorentino che si muove in bicicletta, perché magari insomma per me è semplice sto a Firenze, ma già se stessi a Sesto sarebbe già un po' più e dovessi fare il Reginaldo Giuliani, va. Infatti, magari mi compro un motorino perché in bicicletta mi stirano come gatti, no, sull'Aurelia, non so quanto convenga. Io giro in bicicletta. Io spesso vado al lavoro a Firenze, da Sesto, nella zona della Pignone, e grosso modo ci metto il solito tempo, con la macchina e la bicicletta. E mi magari diverto. Con un po' di batticuore, perché insomma traffico c'è, no? Insomma io ci ho provato. Certo, però io ho 30 anni con la bicicletta, non è che mi ritengo un esperto, però insomma riesco, certo se poi insomma no, però, è vero, insomma, è sempre molto carino. Anch'io vado in bicicletta, eccola lì, è lì fuori. No, anch'io giro in bicicletta, però giro qui, appunto, come dicevi, però a proposito di questa iniziativa che il Signore ci ha presentato, la modernità non comincia nel 500, ma comincia 100 anni prima. Sì, c'è tutto un dibattito culturale su questo. Secondo me la modernità comincia con Brunelleschi, Donatello e Masaccio, e sono tutti operanti nella prima metà del 400. È vero, il Rinascimento comincia, però è insomma così per convenzione, diciamo che il 500 è preso come l'inizio della modernità, anche perché ci sono 1492, la scoperta dell'America, e quindi l'inizio, diciamo, della, come si può dire, la globalizzazione. Ecco. Poi abbiamo anche un esperto di cinema. 1492 mi veniva in mente invece il film di Benigni e Troisi. Si aveva fermato quasi 1005. Insomma, vabbè. No, allora. L'inaugurazione però del tempo ritrovato non l'abbiamo detto, quando è? È il giorno 9 di ottobre alle ore 16:30, siete tutti invitati, tra l'altro fra le varie novità, quest'anno inizieremo proprio con questi appuntamenti a fare una raccolta fondi per partecipare a un progetto sul territorio per assicurare al centro comunale di distribuzione alimentare gli alimenti di prima necessità, perché voi sapete bene come la povertà è molto vicina a noi. Questo purtroppo questo è un argomento veramente, fate benissimo a fare una raccolta quindi, del genere. Cultura e solidarietà viaggiano insieme. Via bene così, in bicicletta. Visto che ci siamo con i fiori in mano e magari una macchina fotografica poi va benissimo di qualsiasi genere, e anche una matita, perché ora Mauro Conti ha finito, vero? Però prima di far vedere il risultato dell'opera di Mauro Conti, io avrei anche la necessità, è vero, mi dicono stai attenta al microfono, di far vedere quest'altro, no, il microfono io, però ci stavo mettendo il foglio sopra, di far vedere il risultato di Daniele Calieri, che ha fatto l'autoritratto. Mi piacerebbe che venisse qui per vedere se l'autoritratto è veramente un autoritratto, ma non vuol venire? Mostriamo? Non vuol venire. Sta arrivando. Allora, no, perché dobbiamo vedere. Ci vuole l'artista Daniele che presenta l'opera. Certo. Prima di che spiega i significati. Allora, svegliamo. Non ce ne sono, soltanto. Vediamo. È uguale? No, uguale, cioè se è somigliante oppure no. Forse è più bello questo. Non lo so. Facciamo un referendum. Cioè, il cameraman che mi dice, cioè secondo lui
è allibito il cameraman. Senza parole. Senza parole, va bene. Dai, insomma, diciamo che è giocato sulla sulla velocità. No, soprattutto, soprattutto la pancia prominente, che è protagonista del tutto, poi dopo il fatto che non ci sono capelli. E la barba da Babbo Natale. Vabbè, tra un po'. Tra un po' scopriremo. Beh, vogliamo vedere anche il risultato invece di Mao. Ecco. Questo è il disegno che ha fatto Precio Mauro. Il disegno che ha fatto Mauro è passato dall'autoritratto ad una faccia di un Cristo sofferente, ovviamente, riferendosi a quello che è successo ieri. Anche per Lampedusa. Aspetta, prendi un microfono. Sì, sì. Un Cristo in viaggio per un Cristo in viaggio. Come ho detto prima, questo sacerdote che ho ascoltato 3 giorni fa disse testualmente che dove un bambino oggi muore di fame, Cristo non è arrivato. Ecco, io dico, Cristo è in viaggio per Lampedusa. Ecco, puoi rimettere, così facciamo, vedere, ecco. Aspetta, andiamo a vedere, ce la comunque fai a riprendere. Comunque ci ha messo pochissimo per farlo, perché lui non sì, ha sì, ma, ma, cioè, nessuno dubita, anzi, Mauro Conti è riconosciuto come uno dei migliori pittori e artisti che ci sono in circolazione al Sesto, seppur molto modesto rispetto ad altri che invece, insomma, lasciamo stare, va? Non voglio fare polemiche con nessuno, ma insomma. Perché, no, perché sennò stasera è una serata. Stasera è una serata di polemiche, sì. Purtroppo abbiamo cominciato dicendo una parolaccia, ma non l'abbiamo detta noi, l'abbiamo ripresa ovviamente da Facebook e da altre situazioni dove qualcuno ha perso un po' il controllo per quello che è successo, non a Lampedusa ma al Parlamento negli altri giorni, insomma, quindi non vogliamo ritornarci dietro, capito? La cosa positiva è che poi dopo Beatrice ti ha deliziato con questo tè che è veramente buono, tu non sì, hai a me me lo raccontate perché io non l'ho assaggiato, insomma, no, come allora, spesso succede. A proposito di quello che è successo in Parlamento, sì? C'è chi ci ha rimesso la faccia e qualcos'altro. Sì, qualcos'altro. Sì, sì, certo, certo. No, ma anche per il fatto che la cosa buffa, cioè, io capisco essere devoti al capo da un punto di vista di ammirazione, ma sentire Bondi che 3 minuti prima fa un intervento micidiale dove dice che siete tutti coglioni, vi dobbiamo disfare, vi dobbiamo buttare giù, no? Dopodiché arriva il capo, ma non è tanto questa, è la reazione successiva di questi, probabilmente si sono allineati dicendo sì, c'ha ragione, insomma, cioè, ma che gente, mi domando io, che gente abbiamo? Che gente? Secondo me ora esula un po' dalla fotografia, però no, ma qui si parla di tutto. Sono persone che sono nate servi, cioè essere servi dentro, ci saranno tante cose dietro, politiche, economiche, non lo so, però fondamentalmente bisogna nascere servi. Vi ricordate quando c'era il famoso partito comunista che veniva accusato, i membri venivano accusati spesso del culto della personalità nei confronti dei capi? Cioè, quando si sente parlare a quei tempi di Ceausescu e di quelli che c'erano intorno rispetto a oggi, impallidiscono allora, perché quello che abbiamo visto in questi giorni supera di gran lunga. Poi è successo anche il fatto ultimamente che sembra che la fidanzata del nostro cavaliere abbia buttata fuori, si sia incazzata perché ha visto questo via vai tutta questa gente, si è incazzata contro Verdini e gli ha detto andate via tutti perché non vi sopporto più. Allora Verdini poi prima o dopo, non so quando, se l'è rifatta con Alfano dicendo come tu osi venire qui in casa dopo quello che hai combinato. Quindi è un pandemonio. Ora il problema fondamentale è che chi ne fa le spese non sono certamente loro ma siamo noi. Ecco, questa è la cosa che più ci dispiace e su cui vorremmo in qualche maniera... non lo so neanche che si dice nulla di fronte a queste cose, speriamo non ci porti i fiori alla memoria, tanto per citare in questo caso Machiavelli, Loriano, un altro tuo collega scrittore. Allora, ragazzi, qui ricordiamo, ringraziamo Mauro Conti. Io volevo chiedergli però se scrive dopo il fiore, allora, aspetta, c'è un altro, allora, c'è qualcosa in si programma. Ringrazia dopo, Sì, aspetta un attimo perché volevo sapere perché non mi ha risposto. Non lo so, è un mistero come quello del candidato, che se arriverà o non arriverà. Hai fatto una risposta un po' più lunga di un assessore in un consiglio comunale che a una interrogazione di un consigliere diceva lui rispose sì. Una cosa incredibile, invece l'ha fatto un po' più male, non lo so. Vabbè.
Allora si ringrazia Mauro per la sua cortesia e ci piacerebbe ritornarsi altre volte, perché fare queste cose qui secondo me è una cosa molto importante, molto bella da un punto di vista di azione. I nostri amici Lorenzo Logu, Guasti, certo, e Daniele Tattini, che rivedremo domani all'apertura della mostra collettiva di fotografie al Centro Espositivo Berti a Sesto Fiorentino alle 17:00, ma si mangia qualcosa anche? Certo. Ecco, allora si mangia, allora verremo molto volentieri. Si mangia sempre alle inaugurazioni. Mauro Bonciani per la sua cortesia, e anche, ma non solo per questo, anche per il suo background di fioraio vero che prima aveva fatto, di biologo, perché oltretutto c'è mia moglie che si è laureata in biologia, quindi ora da poco è come studentessa, non che ce l'ho voglia di 20 anni, no, è una cosa un po' così. Voglio dire, il nostro premier, no? Ex premier, ha 27 anni. Ma sembra che i familiari della fidanzata gli hanno detto potrebbe essere il tuo babbo, no? Ma se ho fatto conti, il suo nonno potrebbe essere, vista l'età, ma insomma lasciamo, non vogliamo essere polemici. E poi ringraziamo anche Roberto Ciampi. Roberto Ciampi che è già qui al lato, poi il nostro grande regista che stasera ha veramente dato il meglio di sé. Sergio Campostrini. E poi quest'artista che questo artista sconosciuto e non si è firmato neanche, non ha avuto il coraggio, vero? Che ringraziamo di questo. L'autoritratto. Va bene, allora a parte i ringraziamenti ci vedremo prossimamente, venerdì prossimo sicuramente, poi vi ricordo martedì come Sesto TV seguiremo un consiglio comunale che si spera questa volta sia veloce. Consiglieri, parlate poco e agite velocemente. E poi venerdì prossimo ci ritroviamo col tè del venerdì della prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie.